Mister Bisoli, ai nostri microfoni, vorrei partire dagli ultimi minuti. Ci siamo molto arrabbiati in radiocronaca perché su quella palla in mezzo abbiamo visto un fallo che ci poteva anche stare, ma forse non pari al metro di giudizio che aveva applicato Gherzini fino a quel momento. Fallo non c'era perché la palla era già andata via, e più ci ha penalizzato su quel gol annullato, ma anche dopo, in un rigore nel sacrosanto su Belmonte. Cioè, e molti episodi sono sfavorevoli, vorrei solo che ci diano quello che ci aspetta. Rispetto per la mia squadra, per i miei giocatori, per la società, per i miei tifosi e per il mio lavoro. Se devo perdere perché io sono non in grado di allenare, perdo perché faccio errori, ma non per situazioni così contingenti. Il quarto gol che ci annullano, che è regolare. Oggi abbiamo perso contro una corazzata che noi eravamo in emergenza, non ho visto questa differenza, anzi ho visto un Perugia molto bello da vedere, che giocava alla pari degli altri. Abbiamo perso per l'unico tiro in porta, una grande prodezza, però noi meritavamo sicuramente il pareggio. L'analisi della partita abbiamo iniziato a fare con queste ultime parole, ma Perugia che comunque alla fine ha tenuto bene il campo, ha gestito un Bari, non ha concesso veramente grandi occasioni al di là di quell'Eurogol che ormai subiamo quasi costantemente. E quindi vuol dire che dovremmo essere bravi anche un po' a cercare di non fare tirare queste palle da lontano, perché secondo me il Perugia oggi ha tenuto benissimo il campo, ha giocato a calcio, non ha mai lanciato, chi ha lanciato è stato loro quando non trovavano gli spazi. Noi siamo stati bravi sulle seconde palle, ci è mancato quel pizzico un po' più di cattiveria quando la palla due o tre volte dentro l'area di noi, loro dovevano essere più cattivi quando c'è stata specialmente una respinta del loro portiere e noi lì dovevamo essere bravi a fare il tap-in. Il primo tempo secondo me abbiamo avuto due o tre situazioni importanti con Spinazzola e Drolet, non l'abbiamo chiuse bene, però io non ho niente a rimproverare alla mia squadra, continuiamo così che andremo a togliere delle soddisfazioni. È chiaro che adesso veniamo da due sconfitte e cercheremo venerdì di vincere con tutte le nostre forze. Ecco, venerdì nel quale speriamo di recuperare anche qualche assenza per avere delle alternative che magari in un finale caldo come oggi avrebbero potuto dare anche quella forza mentale e fisica maggiore. Come sarà l'avvicinamento di questa settimana alla partita di venerdì sera? Molto tranquillo, perché quando la squadra gioca così l'allenatore deve essere tranquillo, deve proseguire sulla propria strada. È chiaro che anche oggi avete visto, eravamo in 18 in panchina, non riuscivamo neanche a fare 20 con molti giovani, però io sono molto soddisfatto e dico di continuare così. Cercheremo di recuperare sicuramente Parigini da una squalifica e continuiamo su questa strada, e poi il 27 tiriamo le prime somme e vedremo. Abbiamo detto sempre che dobbiamo lottare per stare nei playoff, siamo a un punto, e quindi io sono convinto che questa squadra alla lunga darà delle grandi soddisfazioni con questo spirito, con questa voglia di giocare. Grazie mister.